Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 1012. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Anteprima Sport. Anteprima Sport. La presentazione della domenica di campionato. Conduce Pietro Di Paola. Eccoci qui come ogni venerdì sera, bentrovati sulle frequenze di Radio Amore per la nostra abituale rubrica dedicata alla presentazione della domenica di campionato e l'antivigilia di Catania-Messina, uno degli appuntamenti più attesi del torneo dei Pelolitani, appuntamento domenica alle 16.30 allo Stadio Massimino al Vecchio Cibali per una classica del calcio siciliano, direi in generale del calcio meridionale, un appuntamento che probabilmente meriterebbe ben altra atmosfera. Non cogliamo, e sarà uno dei temi che affronteremo nel corso di questa trasmissione, il clima febbrile che normalmente caratterizza i giorni precedenti sfide di questo tipo. Evidentemente, insomma, tutto quanto accaduto in queste settimane e in questi mesi ha impattato pesantemente sull'attenzione anche mediatica che una partita del genere in genere si porta dietro. Saluto subito Reno De Benedetto che mi terrà compagnia stasera. Ciao Reno, buonasera. Buonasera a tutti. Prima di entrare nel merito della discussione, vediamo che cosa ci propone questa giornata, l'ottava nel girone C di Lega Pro, con tante partite interessanti, anche se certamente quella di Cartello si gioca proprio al Massimino, non prima di avervi detto che oggi pomeriggio è stato ufficializzato che si giocherà alle 16.30 di mercoledì 19 ottobre la gara tra Messina e Vibonese, valida per il turno di qualificazione di Coppa Italia di Lega Pro. Sapete, Messina ha saltato il primo turno, ha giocato soltanto la Team Cup, due partite di Team Cup, gara unica a questo orario, mentre le altre si giocheranno alle 14.30, eccezion fatta per Pordenone su Tirol, prevista per martedì 18 alle 17.30. In caso di qualificazione, il Messina riceverà in casa il Catania per i sedicesimi di finale, dunque c'è la possibilità di un nuovo derby nell'arco di poco tempo. Chiaramente, come tutte le partite del Messina, anche questa di Coppa la seguiremo rigorosamente in diretta qui sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Amore. Adesso parliamo invece di questo turno di campionato che ci attende, le partite e gli arbitri li vedremo dopo, ma intanto gli orari e gli incontri. Alle 14.30 si giocherà Virtus Francavilla Casertana e Siracusa Matera, alle 16.30 Fondi Cosenza, Vibonese Lecce, Foggia Acacas e appunto Catania Messina. Poi in serata alle 20.30 Fidelis Andrea Monopoli, Paganese Melfi e Regina Juve Stabia. Tutte le gare verranno disputate nella giornata di domenica. Si parte con questa classifica: il Lecce in testa in condominio con il Foggia a quota 19, Juve Stabia 16, Matera 15, Cosenza 13, Monopoli e Casertana 11, Taranto 9, Acragas 9, Fondi e Fidelis Andrea 8, Regina, Paganese e Messina a quota 7, Francavilla 5, Catanzaro, Melfi e Vibonese 4, Siracusa 3, Catania 1. Messina che vanta 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. La classifica dobbiamo cominciare ad analizzarla perché giornata dopo giornata comincia a prendere una sua fisionomia. È stata agganciata la formazione di Sasamarra in classifica dalla Paganese, che ha pareggiato nel recupero con la Virtus Francavilla a metà settimana. Per quanto riguarda invece la classifica dei Bomber, in testa c'è con 8 reti Caturano del Lecce, che ha doppiato invece immediati inseguitori. A quota 4 ci sono Gambino del Cosenza, Mazzeo del Foggia, Tiscione del Fondi, Tornomino del Lecce, Armellino del Matera e il nostro Pozzebon. Andiamo in pubblicità, se non ho capito male queste sono le indicazioni che mi arrivano dalla regia, e poi cominciamo a trattare tutti i temi di questo derby, a cominciare appunto da questa scarsa attenzione che pare esserci da parte degli appassionati nei confronti di questa partita, che pure rappresenta un must per chi ama quei colori, il giallo e il rosso. Pubblicità.
Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci qui nuovamente in studio, in diretta su Radio Amore con Anteprima Sport. Pietro Di Paola con voi, in compagnia vostra e nostra Reno De Benedetto, con il quale cominciamo a snocciolare tutti i temi di questo derby. A cominciare, dicevo, Reno, da un'atmosfera anomala vista la tipologia di partita, almeno questa è la mia sensazione. Non so se anche tu hai avuto modo di accertare questa sorta di torpore che va un po' in antitesi, no? Con tanto interesse che abitualmente c'è per sfide di questo tipo. Sì, ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale, perché Catania-Messina o Messina-Catania sono quelle partite per le quali, insomma, non si mobilita soltanto il tifoso più, esatto, accanito, ma anche i cosiddetti sportivi, diciamo, vedono accendersi nel cervello una lampadina che dice: c'è il Catania, porca miseria, bisogna andare a tifare per la nostra città che è Messina. C'è una rivalità campanilistica che è atavica, ma che in questo momento sembra essere scomparsa, perché io ho notizie di un numero di richieste di biglietti veramente molto bassa. Siamo intorno a 200, se le mie informazioni sono corrette, forse qualcosina in più nel corso di questa giornata, non ho gli ultimi momenti. Sì, comunque sembra non si vada al momento oltre i 300, ma chiaramente sono informazioni aggiornate a metà pomeriggio, quindi potrebbe essere leggermente variato questo dato. Diciamo che un paio d'anni fa questo tipo di situazione avrebbe portato, senza fare troppi sforzi, un migliaio di persone a Catania. Oggi invece siamo a circa 300, qualcosa che non quadra c'è. E il paradosso, questo, sai qual è? Perdonami se ti interrompo. Il paradosso è che un anno fa, per una partita del genere, eravamo più o meno questo periodo, poco oltre, nel mese di novembre, San Filippo, al Francoscoglio, arrivarono 20.000 persone. E questo, se vogliamo, è un ulteriore elemento che ci aiuta a capire quanto il contesto sia radicalmente cambiato e quanto danno sia stato fatto
al di là di tutto, proprio nel processo di riappropriazione da parte della città di questa squadra che era faticosamente cominciata e che ora, ahi noi, miseramente naufragato. E beh, purtroppo è così. Si sta cercando in tutti i modi di depauperare un patrimonio di entusiasmo, di passione, di amore per questa squadra, e lo si sta facendo nella maniera peggiore possibile. Cioè, voglio dire, vengono fuori delle cose ogni settimana da parte di una società che, ahimè, sta facendo di tutto per discreditarsi agli occhi della gente con tutta una serie di atti, fatti, cose ben chiare, dichiarazioni che poi vengono smentite a distanza di 24 ore, cessioni che oggi si fanno e domani non più. Io ho un po' fatto, giochicchiato con questa cosa, ironizzando sul fatto che i giorni pari si vende in un modo e i giorni dispari in un altro, la società, ma è così, sono le dichiarazioni e i comunicati della società. Poi secondo me, se posso aggiungere, non si ha forse in società la consapevolezza di quanto si facciano male da soli i dirigenti con questi comportamenti. Per esempio, ha del tragicomico, del grottesco questo scontro con l'università, che legittimamente ha deciso di avviare le procedure di rescissione di un contratto perché non sono stati rispettati i termini di pagamento. Poi, se l'università abbia deciso di farlo dopo 5 giorni, dopo una settimana o dopo un mese dalla scadenza, quello poco importa, è nel suo diritto, se c'è stato un inadempimento come c'è stato, e quindi insomma non comprendiamo la ragione poi del controcomunicato da parte dell'ACR, è questo che vorrei fare capire al presidente e ai suoi collaboratori. L'obiettivo primario è un tentativo di arrampicarsi sugli specchi che non serve a nessuno. Sì, io dicevo, l'obiettivo primario, secondo me, ma lo dico spassionatamente, perché comunque al di là delle nostre idee sulla qualità del lavoro svolto, comunque sono a capo del Messina, della mia squadra del cuore, quindi spero che in qualche modo le cose possano cambiare. Direi e continuerei a sottolineare come questo modo di approcciarsi all'università, alla stampa, a tutti coloro che ruotano intorno al Messina, alla città, è sbagliato. Si fanno del male da soli così, perché le presenze allo stadio diminuiranno sempre di più se si continuerà con questo atteggiamento di ostilità, di costante autodifesa. Non c'è nulla di male nell'ammettere propri errori, perché ammettere di sbagliare, di avere sbagliato, e poi però 2 secondi dopo attaccare l'interlocutore di turno, dal giornalista che ha scritto un pezzo sulla carta stampata ritenuto non corretto, all'università, al tifoso che ti ferma per strada e ti contesta, alla trentina o cinquantina o centinaio, non mi interessa, di supporter che dopo la partita con la Paganese ti hanno contestato e ti hanno inviato ad andartene. Secondo me è assolutamente controproducente. Se Stracuzzi e i suoi soci intendono realmente continuare proficuamente a gestire il Messina, l'atteggiamento giusto non è questo, perché si continuano ad acuire frizioni che allontaneranno sempre di più la gente dallo stadio. La città è già scappata e i numeri delle ultime settimane lo dimostrano, ma rischiano di disamorarsi, e credetemi, lo vedo leggendo i messaggi che ci arrivano anche durante la settimana in redazione, pure coloro che ci sono stati sempre. Ieri, e poi la chiudiamo qui, Reno, mi ha fermato un tifoso, il quale mi ha detto: io ero sulla collinetta il giorno in cui, non ricordo la partita, lo stadio era chiuso ai tifosi, eravamo in Serie D, e un gruppetto, credo una trentina, quarantina di persone, andarono a vedere la partita e a tifare per il Messina. Noi eravamo in diretta, ricordiamoci, noi della radio ci siamo stati. Sempre. Dice: io ero in quel gruppetto, facevo parte di quella sporca dozzina, perdonatemi questa espressione,
Beh, ho la seria tentazione, la prossima partita casalinga, di non andare allo stadio da abbonato. E questa è una sconfitta, caro Presidente. Questa è una sconfitta. Evidentemente, questo modo di approcciarsi, ripeto, a tutte le componenti che ruotano intorno al Messina, questo modo di fare calcio professionistico non va bene. Bisogna prendere un atto e cercare di cambiare. Prego. Voglio dire una cosa, sono questa settimana, a parte il fatto che sono stato male, ma sono davvero molto amareggiato per quello che è successo, per questo scontro tra istituzioni che non ci doveva essere, ma soprattutto sono amareggiato perché, diciamoci, io non sono un ipocrita. Adesso qualcuno magari dirà che sono sempre il solito, vabbè, ma io dico la verità e dico quello che penso. In questo caso è la verità, perché chi non paga i debiti non può essere considerato una persona per bene. E io fino a ieri, fino a quando non è successo tutto questo, fino a quando non ho avuto una prova concreta, che non è venuta da me certamente, ma è venuta dall'università, ho sempre detto che il presidente del Messina Stracuzzi è una gran persona per bene e che per questo deve essere tutelata da questo punto di vista, sul piano personale. Ma chi non paga i debiti prescritti contrattualmente non può essere definita una persona per bene, perché commette qualcosa di sbagliato. Non so se si può definire un reato, Pietro, aiutami. Diciamo un inadempimento contrattuale. Un inadempimento contrattuale, ma non è una cosa che una persona per bene fa. La persona per bene onora il debito, o se non può onorarlo si scusa per il fatto di non poterlo, certo, fare, non va al contratto, e della possibilità di procrastinare il pagamento, ma non si nasconde e fugge aspettando che poi dall'altra parte arrivi, ovvio, come è arrivata dall'università, che ovviamente non gliene può fregare di meno. Due giorni, tre giorni, quattro giorni non avete pagato, vi saluto e vi ringrazio, andate a casa a fare, trovatevi un altro che magari lavori gratis. Noi non lavoriamo gratis, questo è il succo del discorso. Mi è dispiaciuto vedere che succede una cosa del genere, perché adesso mi pongo tante domande. E tutti gli altri fornitori sono pagati regolarmente, sì o no? Devo credere alle parole del presidente che sul traghetto della Caronte due settimane fa si vantava perché la Crisamar dice che noi siamo stati gli unici a gestire, che gestiscono il Messina, l'ha detto anche in televisione. Quindi la Crisamar è la società che mette a disposizione i pullman per le trasferte. Dice, siamo l'unica società che ha pagato sempre puntualmente i pullman, e gli devo credere? Forse ha pagato solo la Crisamar. Comunque, cioè, io a questo punto mi crolla un mondo, perché avevo fiducia nella persona per bene. Io oggi non lo so se è una persona per bene ancora Stracuzzi, visto quello che sta facendo. Un'ultima cosa e poi parliamo del derby, perché veramente ci lascia la mano in bocca il fatto che non ci sia quell'adrenalina, no, che ci coinvolgeva tutti in occasione di queste partite. Veramente è una cosa che mi lascia una profonda amarezza, questo tipo di situazione ambientale, no, che sta caratterizzando questa vigilia. E un ultimo suggerimento sempre al presidente e ai suoi soci: evitiamo, cerchiamo di scacciare via le manie di persecuzione. Non c'è nessuno che a priori ce l'ha con Stracuzzi o con la società. Purtroppo, gli episodi, i dati oggettivi, le situazioni ci inducono a fare un'analisi. A parte che bastano semplicemente i resoconti, appunto, di questi fatti per stilare un bilancio. Tutto qui, ma scacciatevi anche le manie di persecuzione e proviamo a essere costruttivi, no? A voltare pagina, se ne siamo, se ne siete capaci. Tutto qui. Allora, Catania-Messina, voglio cominciare proprio per provare ad accenderci, facendovi ascoltare una trentina di secondi della conferenza stampa che Pietro Lomonaco ha effettuato a metà settimana, come il Messina anche il Catania in silenzio stampa. L'unico autorizzato a parlare è l'amministratore delegato, mai reduce da 4 mesi di questa seconda avventura alle falde dell'Etna, a Torre del Grifo,
Lo Monaco che, come al solito in queste cose, è veramente un maestro, carica il match, o meglio prova a caricare gli avversari e ad allentare la tensione intorno ai suoi. È provocatorio in maniera evidente in alcune frasi, ma penso che saranno utili per tutti noi a prepararci in modo più convinto e acceso, sportivamente parlando, a questa partita. Sentite, proprio sono una ventina di secondi. È solamente una settimana in cui si preferisce che la squadra si concentri esclusivamente sulla gara e noi non facciamo mancare il nostro servizio nei confronti della carta stampata, dei media in generale, e siamo qua per rispondere a tutte quelle che sono le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità e anche le domande in riferimento a quello che è l'evento che andremo a fare domenica prossima, che tutti si ostinano a definire derby. Io non lo vedo, per me il derby il Catania lo fa contro il Palermo e non certamente contro il Messina o contro l'Agregas o contro il Siracusa. Sono partite importanti per tutte e due le parti, sono partite in cui sono in palio tre punti pesanti, noi abbiamo la necessità di fare i tre punti, il Messina viene da una sconfitta abbastanza inopinata in casa dopo aver fatto una bellissima vittoria a Catanzaro, due squadre che sono partite con dei percorsi diversi. Il Messina, a detta anche del suo presidente, punta al quarto posto e punta anche a addirittura a inserirsi per la lotta al vertice, e il Catania, poverino, che aveva da recuperare prima i 7 punti e poi possibilmente di ripartire per cercare di inserirsi in un campionato che anche quest'anno, sulla scia degli ultimi 4 anni, ci ha visto pesantemente penalizzati. E per quanto attiene il discorso penalizzazioni. Allora, questo è uno scorcio, uno stralcio meglio, della conferenza stampa di Pietro Lo Monaco, che personalmente a me una bella scossa me l'ha data in termini di motivazione in vista della partita di domenica. Ora sento Reno, però prima un pizzico di pubblicità. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale e giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli. A Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina.
la pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Allora, Reno, questa battuta di Lo Monaco, evidentemente provocatoria, paragona Catania-Messina a Catania-Acragas o Catania-Siracusa, non è un derby, l'unico derby, dice Lo Monaco, è Catania-Palermo, quanto ti ha solleticato, diciamo così? No, mi fa incazzare, dico la verità, perché non è che si può avere una via di mezzo, soprattutto con Pietro Lo Monaco. È fatta apposta, chiaramente, no? È evidente, no? Sì, ma non solo, ha dato anche una stilettata al presidente Stracuzzi, ha visto presidente fare certe dichiarazioni, poi diventa boomerang e lui si è messo a giocare sul quarto sesto posto, eh? E mi dispiace che non ve la possiamo fare vedere perché siamo una radio, però su internet ci vedete, ma non avevo materialmente il filmato da proporvi. Ma per chi conosce Lo Monaco c'era anche un ghigno mimico, certo. Ecco, che la dice lunga per supportare il ragionamento che faceva Reno. Perdonami, ti ho interrotto. No, ma dico, voglio dire, ha voluto proprio metterci alla berlina in tutto e per tutto, facendoci, diciamo, definendoci tanto dal punto di vista calcistico una piazza decisamente inferiore, il che può essere anche vero se guardiamo il palmarès, ma che potrebbe anche non esserlo per quanto riguarda, insomma. Beh, francamente, paragonare il Messina all'Agragas, dico con tutto il rispetto dell'Agragas, dai, è stata una provocazione bella e buona, e lui è maestro in queste cose. E allora sarebbe il caso che anche i tifosi questa sorta di momento di rabbia e di rivalsa lo cogliessero, sì. E coloro i quali ancora non sono riusciti ad andare a comprare il biglietto, che insomma, che si muovano. C'è una cosa da dire purtroppo a questo proposito, sì. Che viene dall'ultimo comunicato, sì, che sì. È stato dispacciato, diciamo, dalla CR Messina, un'ora fa circa, per cui bisognerà essere in possesso della tessera del tifoso definitiva per poter acquistare il biglietto, quindi anche, diciamo, chi ha chiesto di fare la tessera del tifoso ed è quindi in possesso di un documento ancora parziale, con quello non potrà ottenere il biglietto per vedere Catania Messina. Cioè, molti hanno dei foglietti di carta. Limitazione. Sì, molti hanno dei foglietti di carta, delle dichiarazioni sostitutive che non vanno bene, quindi dovete munirvi della tesserina col microchip, no? Che vi consentirà, ecco, di acquistare. Il problema qual è adesso? Che bisogna vedere se queste tesserine sono disponibili presso la CR Messina. Qualche tifoso ha lamentato il fatto di essersi recato allo stadio San Filippo, aver trovato tutto aperto, luci eccetera, ma nessuno a dare una risposta o a saper dire un perché. E questo non è bello neanche questo, insomma. Bisognerebbe da questo punto di vista raccordarsi meglio con i tifosi in maniera tale che riescano in più possibile ad essere vicini alla squadra, perché questa operazione di riavvicinamento bisogna che si faccia, non è che possiamo noi pensare, certo, di continuare una stagione così con gli spettatori che diminuiscono allo stadio, ma stiamo scherzando. I biglietti possono essere acquistati fino a domani sera, quindi c'è tutta la giornata di domani, però magari, ecco, diamo un input all'ufficio stampa del Messina, sarebbe importante ricordare le fasce in cui si può venire allo stadio e possibilmente anche schematizzare, no, le modalità con cui si può ritirare la tessera del tifoso ed acquistare il biglietto, sempre che sia possibile, sempre che poi sia possibile. Ci stanno arrivando dei messaggi, adesso parliamo della formazione, no, perché c'è in luce qualche novità, adesso ve ne parliamo. Buonasera René Pietro, le frasi di Lo Monaco sono dettate alla paura di perdere col Messina, dice Giuseppe. Può essere, probabilmente non sbagli. E un altro ascoltatore dice: nemmeno 300 tifosi a Catania. Un altro Giuseppe: purtroppo questa è la gestione fallimentare di questa società, è giunto il momento che passi una mano. Buonasera,
Vorrei chiedere a voi se sapete che fine ha fatto l'avvocato Villari. Vi rispondo, tra l'altro il bello di WhatsApp è che ci sono le foto, quindi vediamo anche i nostri ascoltatori in viso, quelli che ci scrivono. Dico al secondo Giuseppe che per quanto ci risulta il rapporto anche di carattere professionale con l'avvocato Villari si è definitivamente concluso, e quindi insomma ci saranno anche altre spettanze da pagare con le fatture ovviamente emesse, e quindi questo sarà un altro tema. Ho risposto alla tua curiosità, ma questo mi risulta, direi che lo possiamo dire con certezza, che si è chiuso il rapporto tra il Villari e il Messina definitivamente questa volta. Ricorderete, gli era stata tolta la carica di direttore generale, era rimasto come avvocato, ma anche lì si è cambiato. Un altro ascoltatore ci dice: domenica c'è il derby, parlate solo di quello per favore. Hai ragione, adesso lo facciamo subito. E poi un altro ci dice ancora, invece con un'opinione opposta all'ascoltatore precedente: in questo momento più che la partita con il Catania fa paura il futuro, le incertezze, i cambi di direzione repentini, l'idea apparente di una non programmazione, quindi la partita secondo me si svuota di un antico significato che era fatto di attese e adrenalina, quello che dicevamo prima, con toni più infuocati man mano che si avvicinava l'ora che le squadre scendevano in campo. Fa paura, certezza dell'incerto, auspico che si possa breve voltare pagine in maniera certa e definitiva, dice Pino. E come non condividere le sue parole? Potete continuare a scriverci, però come diceva l'ascoltatore di prima, adesso parliamo del derby, perché al di là del contesto, al di là di tutto quello che ci circonda, noi vogliamo godercela questa partita, e la speranza è veramente che si possa fare risultato. Tenete conto, poi quando parliamo di precedenti lo diremo, il Messina non vince a Catania da oltre 60 anni, quindi tabù che poi dovrà essere sfatato. Formazione, andiamo di corsa perché dobbiamo parlare di tanto in questi ultimi 20-25 minuti di trasmissione che abbiamo a disposizione. Ci sono notizie non positivissime, di Yonut probabilmente già saprete, è alle prese con una frattura, con una microfrattura nell'alluce destro del piede, dunque indisponibile. Non sta bene tutt'altro anche Foresta, che è a serio rischio in questo momento per problemi di carattere muscolare, d'altra parte ha tirato la carretta sin dall'inizio dell'anno. Ecco, questa è la notizia che, dell'ultima ora, che vi voglio subito dare. Mentre ha recuperato Palumbo, che lo dico insomma da martedì, sarà al centro della difesa domenica. Questo per quanto riguarda il notiziario, quindi le news che arrivano dall'infermeria. Per ciò che concerne l'assetto, ovviamente ancora manca un giorno e mezzo alla partita, non abbiamo grandi certezze, però qualche sensazione cominciamo a coglierla, vale a dire che la formazione subirà una mini rivoluzione. Al di là del problema fisico di Foresta di cui parlavo, per una precisa scelta di Marra, che non ha gradito alcuni atteggiamenti nel corso della partita con la Paganese, lunedì alla ripresa c'è stata una dura reprimenda da parte dell'allenatore, che evidentemente anche in virtù delle caratteristiche dell'avversario in ogni reparto, ribadisco in ogni reparto, pensa a non dico stravolgimenti, però a novità significative. L'assenza di Foresta in mezzo al campo, molto probabile a questo punto, potrebbe rilanciare Lazar o Capua, o chissà, tutte e due, ma anche in attacco potrebbero esserci delle novità. Insomma, una situazione in evoluzione. L'unico dato certo che mi sento di darvi in questo momento è che certamente non vedremo la stessa formazione vista all'opera con la Paganese. Anche Mancini, ecco, a completamento dell'informazione di prima, ha qualche problemino, quindi anche lui non è detto che giochi. Per cui, un po' per necessità, queste defezioni probabili di Foresta e forse di Mancini, e un po' per scelta, anzi soprattutto per scelta, l'11 presenterà diverse varianti rispetto a una settimana fa. Secondo te, Reno, questo tipo di approccio che ammarra, cambio perché non mi siete piaciuti, cambio perché ritengo che un segnale vada dato alla squadra e a chi non ha risposto alle mie direttive, è corretto o no? Sì, ma voglio aggiungere una motivazione al cambio. Cambio perché sono stato messo sulla graticola. Cambio perché il presidente in televisione ha praticamente fatto capire chiaramente che se perdo a Catania vado via. E allora sapete che vi dico? La formazione la faccio come dico io e prendo spunto da quello che mi è stato dato in Paganese Messina, dai giocatori che ho mandato io in campo
e che evidentemente non hanno risposto alle mie aspettative. A questo punto Marra fa benissimo a reagire in questa maniera, prendendo il toro per le corna, facendo capire allo spogliatoio che chi comanda è pur sempre l'allenatore, e mettendo in campo quegli uomini dei quali oggi lui può fidarsi, perché è tutto lì. Perché oggi, con quello che ha detto il presidente lunedì sera in televisione, Marra e i giocatori sono stati praticamente tutti esonerati da responsabilità. Perché se perdono a Catania sanno che chi paga è già l'allenatore, quindi a loro che cosa gliene viene? Dovranno ricominciare ad allenarsi con un altro tizio, chiunque esso sia. Questo è un tema molto importante. Certe dichiarazioni si fanno a ragion veduta o non si fanno affatto. Ecco, secondo me, siccome il nostro presidente ha la lingua lunga, allora ha voluto fare capire che insomma Marra è sul banco degli imputati. Bene, adesso Marra si difende. Speriamo naturalmente che ottenga dei risultati con queste novità. Ovviamente, in aggiunta a quanto dicevamo, se come è molto probabile per Foresta, anche per Mancini ci sarà uno stop forzato, si cambierà modulo tornando al 4-3-3, è inevitabile, no? Non ci sono altre alternative. Questi sono i dati che ci sentiamo di dare con ragionevole certezza in questo momento. Potremmo anche ipotizzare una formazione, ma non ci sentiamo di farla perché appunto manca ancora una giornata e mezza alla partita. Però ribadisco, novità in tutti i reparti, Foresta probabile assente, e purtroppo le possibilità che anche Mancini non ce la faccia non sono pochissime. È un assetto che potrebbe cambiare anche proprio dal punto di vista del modulo. E a proposito del discorso allenatore, Reno l'ha detto molto esplicitamente e ha fatto bene: se le cose, facciamo gli scongiuri, non dovessero andare bene a Catania, Marra rischia seriamente l'esonero, indebitamente, ingiustificatamente secondo noi, ma la nostra opinione vale a poco, perché non puoi pretendere un campionato, per dire alla Monaco, da quarto, sesto posto, da primo posto, se non metti nelle mani dell'allenatore una squadra che abbia certe prerogative, ma invece decisamente squilibrata come questa, da primo posto. Perché abbiamo sempre detto che in questa squadra ci sono buone individualità, forse in alcuni ruoli anche superiori a quelli dello scorso anno, ma ci sono anche delle falle clamorose, proprio la partita con la Paganese ha evidenziato. Comunque, al di là di questo, Marra rischia, nonostante una posizione di classifica che tutto sommato in questo momento è moderatamente tranquilla. De Benedetto diceva: il presidente non fa una buona azione, un'azione efficace per la squadra, per gli interessi della squadra, nel momento in cui Urbi e Torbi fa capire che la fiducia al tecnico è a tempo. Per dimostrarvelo, sentite invece come in una situazione tutto sommato simile lo Monaco prende posizione sulla questione Rigoli, anche Rigoli e sulla graticola, almeno nel dibattito, e lo Monaco a una precisa domanda sull'argomento risponde in modo molto molto netto. Sentite. Io gli allenatori li ho cambiati solo in un caso, quando me lo chiedevano proprio loro. Me lo chiedevano, c'è tanti modi di chiederlo. L'allenatore non ti dice mai voglio andare via, non ce la faccio più, ma te lo fa capire. Quando l'allenatore, perché penso che sia una scelta da ponderare all'inizio, Ora Rigoli può anche non piacere, perché il suo passato, no? Perché non è mai stato un allenatore di Serie B, non è mai stato un allenatore di Lega Pro, è sempre stato un allenatore di Serie D, di eccellenza, di C2. Però devo anche dire, può anche non piacere questo fatto, ha vinto tanto. Quindi è un allenatore che ha sempre lavorato con determinati concetti. E io sono convinto che si può essere bravi allenatori in Serie A, come si può essere bravi allenatori in Serie D. I concetti sono quelli, no? Quindi al di là dell'appeal che può avere il nome, poi la moda di dire l'allenatore, il risultato annuale, il primo a pagare è l'allenatore, via l'allenatore. Io mi ricordo che ho fatto il contro l'Agras quando abbiamo perso in casa, solo perché abbiamo perso, no? Senza badare alla partita, no? Cioè, mi è arrivato un messaggio di un
di un procuratore, direttore che mi proponeva un allenatore. Così. Dice sicuramente, direttore, se hai intenzione di cambiare, mi permetto di proporti questo nome. Cioè, il malcostume che c'è nel calcio, io vi posso garantire che Rigoli finirà il campionato con il Catania. E se il Catania dovesse tagliare il nastro di arrivo del campionato avendo raggiunto il proprio obiettivo, lo farà con Rigoli. Ecco, poi magari non sarà così, verosimilmente, ma questo serve a dare un segnale allo spogliatoio, perché poi sono sempre i calciatori che vanno in campo. Rapidamente, un ascoltatore, per replicare a quello che diceva Reno, scrive: scusi, Reno De Benetta, allora cosa significa prima, come faceva prima la formazione Marra? Ma non riesco a capire, dispiace per l'uomo, ma è scarso anche lui. Io non la penso così, probabilmente neanche Reno, però proprio in 20 secondi gli puoi replicare, Reno, perché poi con la pubblicità siamo già in ritardo. Il problema sulle valutazioni di giocatori e allenatori, ognuno ha il proprio metro di giudizio, per cui non entro nel merito dell'ascoltatore. Se per lui è scarso, va bene così, per me non lo è, ma non è quello il punto. Il punto è che io forse sono stato frainteso. Ho detto semplicemente che ha un motivo in più per non guardare in faccia nessuno il tecnico, perché è stato praticamente messo sulla graticola dal suo datore di lavoro. Quindi a questo punto che cosa ha da perdere? Nulla. Allora a questo punto si sceglie i giocatori sulla base di un rapporto fiduciario che magari in questa settimana è riuscito a cementare maggiormente. Tutto qui. Andiamo in pubblicità, non prima di avervi dato una news di Calcio a 5. Domani gioca in casa la Peloritana Messina nel campionato di Serie C1, gioca con il Capace, appuntamento al Pala Nebbiolo contro la Concadoro alle 17, e la seconda giornata di campionato, ribadisco, alle 17, Pala Nebbiolo, Peloritana Messina, Capace al Pala Nebbiolo. Se avete un paio d'ore da dedicare alla vostra passione, al calcio, perché no, andateci. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati, allora, un'occhiata intanto all'arbitro di domani, che sarà Antonello Balice della sezione di Termoli, fischietto dal 2001, al quarto anno in Lega Pro.
ha incrociato una volta entrambe le squadre. Fortunato il precedente con gli Etnei, che hanno superato in casa 2-1 il Matera, mentre nella stagione 2013-2014 la Vigor Lamezia si è imposta 4-1 sui giallorossi con le reti di Rapisarda, doppietta di Zampaglione e Scarsella, mentre per i peloritani segnò Pedro Costa Ferreira. Per quanto riguarda invece le sfide del passato, beh, sono tantissime. È un'avventura nata nel 1920, precedenti infiniti. Dicevo prima, il Messina non vince a Catania dal 1954. Pensate, non era nato neanche Reno De Benedetto. I precedenti nel complesso vedono 23 vittorie del Catania al Cibali, 9 pareggi e 5 successi del Messina. La penultima sfida, giocata nel rinnovato Massimino, risale alla quarta giornata del campionato di Serie A 2006-2007, finì 2-2 con le reti di Floccheri, Mascara, Spinesi e Cordova, mentre l'anno scorso, insomma, una partita non bellissima, non particolarmente appassionante, con il successo in versione infrasettimanale, se non ricordo male eravamo a ridosso di Pasqua, dei rossazzurri con le reti di Khalil su rigore e Russo. Messina non giocò una cattiva partita, ma poi, insomma, dovete tornare a casa e fare quei 100 km che separano Messina da Catania con le pive nel sacco. Che Catania il Messina affronterà? Lo chiediamo al collega e amico Alessandro Vagliasindi della Repubblica, che è in collegamento con noi e che ringrazio particolarmente perché l'ho sottratto, credo, un impegno personale. Ciao Alessandro! Grazie intanto dell'invito, con piacere l'ho raccolto, vi saluto chiaramente anche chi ci ascolta in questo momento. Allora, che Catania, l'interrogativo che Catania troverà in Messina è un Catania che ancora cerca un'identità tattica, un'identità in termini di personalità. È una squadra che è andata sotto ritmo, ha fatto bene solo la prima partita con la Juve Stabia, ma stiamo parlando di 6 turni fa. E quindi in questi 6 turni successivi il Catania ha espresso un gioco che insomma non ha esaltato le caratteristiche soprattutto degli uomini che ha a disposizione Rigori in attacco, un attacco che ha stentato parecchio, 2 gol nelle ultime 6 partite messi a segno. Di contro è una squadra che ha una tenuta difensiva tra le migliori, se non addirittura la migliore dell'intero girone, e che da questo punto di vista sta trovando dei punti di riferimento. Anche il brasiliano Gil Drausio, che all'inizio aveva stentato parecchio, adesso si è proposto su livelli più che buoni, con Bergamelli hanno composto una coppia centrale che sta dando sicuramente prova di affidabilità. Sugli esterni ci potrebbe essere qualche novità, perché si profila un rientro al primo minuto di Giorgiovic a sinistra, mentre a destra si contenderanno l'altra maglia Parisi e Nava. Portiere Pisseri, insomma, un portiere che ha fatto benissimo l'anno scorso a Monopoli, quest'anno ha fatto bene in diverse partite, in altre un po' meno, però è un portiere di sicura affidabilità. Senti Alessandro, uno dei temi, dicevo, di questo derby è l'incrocio tra tanti ex e la presenza nel Catania di diversi messinesi, no? Uno di adozione come il patron Pietro Lomonaco, che cerca, diciamo, di una rivincita, di ottenere una rivincita, perché insomma non si è lasciato benissimo qui in seguito al fallimento sportivo che insomma lo ha visto protagonista, e poi c'è anche, no, il direttore sportivo Argurio, Cristian Argurio che noi sappiamo, conoscendolo bene, quanto è tifoso del Messina, al di là del suo ruolo, del suo mestiere, e per lui sarà certamente una partita particolare. Cristian Argurio che, insomma, non gode di grande spazio mediatico lì a Catania, perché lo Monaco assorbe tutto da quel punto di vista, dal punto di vista dei media, della stampa, o perché realmente, insomma, anche dal punto di vista proprio pratico, sostanziale, non gli viene dato tantissimo spazio da una personalità molto forte e ampia, consentimi questo aggettivo, come quella di Pietro Lo Monaco? Beh, sono due cose che secondo me ti intersecano perfettamente, perché la personalità di Lo Monaco la conoscete, la conosciamo, è un accentratore, quindi da questo punto di vista cattura la scena. Cristian Argurio invece è un professionista che diciamo lavora all'ombra, in silenzio, non cerca i riflettori, ma è un professionista sicuramente in ascesa. L'anno scorso ha fatto un lavoro egregio,
in una situazione difficile, ha veramente messo su una squadra molto molto interessante. Quindi credo che comunque alla fine quello che conti sia l'equilibrio complessivo della dirigenza, e in questo momento pur nelle difficoltà enormi con cui si sono dovuti confrontare cioè scusami Alessandro, te la faccio nuda e cruda, ma il Catania che vediamo domenica è soprattutto il Catania di Argurio, cioè l'ha plasmato lui al di là della presenza mediatica, oppure insomma no, onestamente credo che sia un lavoro dove ci sono scelte di Argurio, ma anche scelte di Lo Monaco, soprattutto il ricorso a giocatori insomma stranieri che arrivano dal Sud America, lì chiaramente quello sì. è terreno di terra sua. Di Lo Monaco, lo è sempre stato. Magari Cristian Argurio ha una grandissima capacità di cucire poi quelle che sono le scelte extra europee con quelle che invece sono le peculiarità di giocatori di categoria che tu devi avere necessariamente in organico. Ecco perché il ricorso insomma a giocatori che conoscono questa categoria, sanno come muoversi e che magari in una prospettiva a medio raggio possono anche portare il Catania in posizioni più consone alla tradizione e anche al valore complessivo della rosa, perché comunque rimane una rosa importante. Intanto qual è il clima, quanta gente prevedi ci sarà al Massimino domenica? Ma io stimerei in una cifra vicina ai 10.000 spettatori, secondo me, perché comunque rimane una partita che affascino, rimane una partita sentita. Ci sono due dirette televisive, sia in chiaro sia su SportTube, però... Sì, però lo stadio è lo stadio, è un'altra comunque, cosa. È una partita che porta più gente allo stadio di una gara di campionato qualsiasi. Io penso che complessivamente saremo intorno ai 10.000. E poi la domanda che faccio sempre ogni settimana ai colleghi, se nell'orecchio così dovessi dare un consiglio a Sasa Marra per approfittare di un limite del Catania, a cosa faresti riferimento? E io credo che più di approfittare di un limite, io direi a Marra di esaltare le caratteristiche dei due attaccanti che a mio avviso sono tra i più forti in assoluto di tutto il campionato, perché io ho visto diverse partite del Messina, credetemi, Milinkovic e Pozzebon sono pochi eguali nel girone. Quindi io più che cercare i punti deboli del Catania, punterei a esaltare i punti di forza del Messina, che ci sono. Tra l'altro il Messina, da quello che ho potuto vedere, è una squadra che in trasferta gioca meglio che in casa, e lo dimostrano anche prestazioni come quella di Castellammare di Stabia, dove per un tempo e più, fino all'espulsione di Musacci, il Messina ha tenuto in scacco una squadra più forte del campionato, ha vinto a Catanzaro. Insomma, è una squadra che probabilmente, proprio per le sue caratteristiche, per come è stata strutturata, va meglio in trasferta che in casa. Ed ecco perché secondo me Marra deve pensare a gestire al meglio il potenziale offensivo che ha. Grazie Ale, buon lavoro, buona serata. Buon lavoro a voi e speriamo di vederci domenica allo stadio per trascorrere un pomeriggio di sport veramente genuino, come c'è bisogno in questo momento storico. Un abbraccio, ciao Alessandro. Un abbraccio a voi. Grazie ad Alessandro Vagliasindi, che insomma abbiamo ascoltato con piacere. Reno, che te ne è parso? Siamo proprio in conclusione. Beh, siamo tutto secondo copione, insomma. E vedremo, insomma, il gap in termini di esperienza è notevole. Messina è la quarta squadra più giovane di questo torneo, invece il Catania ha tanti veterani, al di là delle scelte poi che verranno fatte nell'11 base, e questo secondo me può essere anche un aspetto importante. La capacità di Marra, ma anche di Buonocore, che insomma dal punto di vista carismatico può dare un contributo importante, di dare dei suggerimenti anche dal punto di vista mentale a questa squadra, per gestire un evento che, al di là di tutto quello che abbiamo detto sinora, comunque ha una portata, un interesse da parte dell'opinione pubblica nazionale consistente. Quindi bisogna prenderne atto e lavorare anche sulla testa oltre che sulle idee tattiche. Bene, allora noi ci salutiamo e naturalmente ti ascolteremo domenica in diretta dal Massimino. Ciao, buona serata, buona guarigione. Buonasera a tutti. Ciao. Non sarò al 100%, però ci sarò. Un abbraccio, grazie Reno. Un abbraccio a tutti voi, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con lo sport su Radio Amore è proprio domenica pomeriggio dalle 16, mezz'ora prima della partita. Saremo in diretta appunto dallo stadio di Catania per raccontarvi il pre-gara.
poi il match e poi l'ampia parentesi dagli spogliatoi con tutte le interviste, i nostri, i vostri commenti via SMS o WhatsApp al 366 41 50 500. A domenica, ciao! Anteprima Sport. Anteprima Sport, la presentazione della domenica di campionato. Conduce Pietro Di Paola.